responsabilità. Questo è il concetto della campagna No Credit, progetto di comunicazione basato sulla sensibilizzazione in tema di sicurezza stradale, con un particolare occhio di riguardo agli amanti delle moto. Più informazione, più controlli di velocità, collaborazione con il Trentino. Sono questi gli obiettivi per il 2017 di No Credit, iniziativa giunta alla sua 12ª edizione. Annualmente cerchiamo di mandare anche un messaggio in modo che questo contribuisca a fare sì che noi tutti assieme cogliamo questa idea, questa possibilità di pensare a tutto quanto avviene nell'ambito della mobilità, ovvero anche degli incidenti che purtroppo avvengono. Il nuovo manifesto che vedremo sulle strade più amate dai motociclisti rappresenta il concetto che sta alla base della campagna di sensibilizzazione: responsabilizzare coloro che si mettono alla guida di una moto. Il cartellone che abbiamo deciso a livello di gruppo di lavoro e proposto anche alla giunta provinciale chiaramente è basato sulla responsabilità che un conducente della strada deve avere verso tutti, verso gli altri utenti della strada, ma anche verso i propri familiari. Inoltre nell'immagine è raffigurato, viene dato anche un segnale a tutti di non dimenticarsi mai di avere la idonea attrezzatura tecnica di protezione del proprio corpo, cosa fondamentale. Negli ultimi 15 anni in Alto Adige la media degli incidenti mortali in moto è stata di 13 episodi, 25 le tragedie nel solo 2015. Nel corso del 2016 si sono quasi dimezzati i decessi, ma l'obiettivo è quello di scendere ancora con il numero delle vittime. Ogni incidente in più è pur sempre uno di troppo, ma mi fa anche piacere evidenziare che appunto per quello che concerne programmi europei riusciamo ad andare avanti con percentuali che prevedono che tra il 2010 e il 2020 gli incidenti vengano dimezzati. Non solo parole e buoni propositi, ma anche azioni concrete per aumentare sensibilmente il grado di sicurezza. Ci siamo impegnati in quelle che sono alcune misure costruttive. Abbiamo una parte di manutenzione ordinaria e straordinaria. Rifacciamo annualmente circa 100 km di manto stradale. Abbiamo montato già 13 km di guardrail con la protezione inferiore, apposita per i motociclisti. Quest'anno abbiamo in programma un ulteriore chilometro. Inoltre ottimizziamo dove necessario segnalettica e illuminazione. Interveniamo anche su alcuni punti in maniera più puntuale, realizzando appunto apposite corsie per la svolta sinistra, un movimento che è molto delicato nel traffico e causa di parecchi incidenti. Realizziamo anche altri tipi di infrastrutture per eliminare tratti con scarsa visibilità e con bassi raggi di curvatura. No Credit vede ormai una collaudata collaborazione con la provincia di Trento. Guido Benedetti, direttore dell'ufficio controllo e tecnologia stradale del Trentino, ha evidenziato quanto sia importante l'opera di informazione e sensibilizzazione sia per i residenti, sia per i sempre numerosi amanti delle due ruote che arrivano nella nostra regione per le vacanze estive. Dall'anno scorso collaboriamo con la provincia di Bolzano. Prima avevamo già avviato alcune campagne di sensibilizzazione della provincia, ma riteniamo importantissimo estendere i confini, perché la sicurezza non ha confini. È stato ricordato che buona parte degli incidenti è causato dal mancato rispetto dei limiti di velocità. Nell'ambito della campagna No Credit verrà quindi rafforzata la già ottima collaborazione con le forze dell'ordine a livello regionale.